Ciao a tutti, il tutorial di oggi è su come realizzare questi guanti. Sono guanti senza dita realizzati con una mattonella granny. Per realizzare questi guantini, vedete come sono, ho utilizzato un cotone numero 3 e un uncinetto numero 2. Un gomitolo per ogni colore va benissimo, è sufficiente anche un gomitolo per quanto riguarda il beige. Poi, come potete vedere, sotto li ho realizzati normalmente tutti in beige e ho fatto la mattonellina colorata soltanto, diciamo, sul dorso della mano. Prima di iniziare a spiegarvi come realizzare questo guantino, vi voglio ricordare, se volete rimanere aggiornati sui miei tutorial, potete iscrivervi al mio canale YouTube, potete anche trovarmi su Instagram. Di solito gli schemi, adesso per quanto riguarda questo guantino, vedrò se lo scrivo, se è possibile scriverlo oppure no, però per quanto riguarda gli schemi, specialmente per gli amigurumi, li potete trovare, li raccolgo nel mio sito, gli schemi scritti, nel mio sito verdesmeraldo.it. Poi raccolgo anche tantissime idee su Pinterest, tutto quello che trovo che mi piace, che ho intenzione di prima o poi di realizzare, lo raccolgo lì. Ed eventualmente, se avete delle cose da chiedermi, potete trovarmi anche su Facebook e contattarmi con Messenger e io cercherò di rispondere a tutti. Iniziamo subito. Per quanto riguarda questo guantino, io ho utilizzato questi colori, voi la gamma colori decidetela voi, colore di base beige, e partiamo subito. Vi spiegherò come realizzare prima la mattonellina granny e poi dopo la decorazione, il polsino e per quanto riguarda il pollice. In questo caso qua ci sarà sia la mano destra che la mano sinistra. Bene, partiamo subito e iniziamo proprio con la mattonellina e con il colore rosa. Inizio e lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo sulla prima catenella con una maglia bassissima a formare un piccolo cerchio, oppure al posto di questo potete fare un cerchio magico. Inizio, faccio 3 catenelle che saranno la prima maglia alta, poi vado a lavorare all'interno del cerchio 2 maglie alte, 1 e 2. Di questi gruppi di 3 maglie alte ne dobbiamo fare 4, dunque li separo con 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle, 3 maglie alte. Lo facciamo anche per la quarta volta, lavorando 2 catenelle e 3 maglie alte. Ora dobbiamo andare a fare le 2 catenelle per poi chiudere il nostro lavoro. In sostituzione delle 2 catenelle vado a lavorare una maglia alta, vedete, prendendo proprio la terza catenella che abbiamo fatto e lavorando questa maglia alta. In questo modo, vedete, viene proprio l'angolino e vi trovate al centro, diciamo, dello spazio, perché noi dobbiamo proprio iniziare il nostro lavoro al centro dello spazio. Arrivati a questo punto, però, l'ultimo passaggio non lo faccio con il rosa, ma lo
faccio? Nel mio caso, con il colore successivo, che è il grigio, io lascio il filo un pochino lungo, perché dopo lo vado a fermare col l'ago, vedete, e chiudo proprio il punto. Poi inizio la mia lavorazione. Faccio le 3 catenelle, 1, 2, 3, che formeranno la prima maglia alta, e poi vado a lavorare all'interno dello spazio altre 2 maglie alte. Una e due. Vedete, il filo adesso, anche quello rosa, lo posso tagliare. Lo taglio sempre un pochettino lungo, perché io li blocco. Volendo, dopo i 2 fili, che sono questi, potete fare un nodino fra di loro, che può andare bene uguale, tipo così, proprio fare un mezzo nodino così, e dopo andare a nascondere, vedete, poi potete chiuderlo bene, ok, poi andate a nascondere i fili all'interno della lavorazione, il rosa all'interno della lavorazione rosa e il grigio, quando la farete, all'interno della lavorazione grigia, così spariscono i fili, eh? Dunque questo già ve l'ho spiegato. Proseguiamo con la nostra lavorazione e dopo aver lavorato le 2 maglie alte faremo una catenella e andremo a lavorare, vedete, nell'altro spazio 3 maglie alte. Per formare l'angolo andremo a lavorare 2 catenelle e poi 3 maglie alte sempre nello spazio dove abbiamo lavorato le 3 precedenti. Vedete l'angolino com'è? Ora facciamo una catenella, andiamo a lavorare l'altro angolo facendo 3 maglie alte. Due catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso punto. Lavorate ancora una catenella e l'altro angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Una catenella, se vi ricordate, da questo lato abbiamo fatto le 3 maglie alte, dunque mancano 3 maglie alte lavorate all'interno del primo spazio proprio utilizzato. 1, 2 e 3. Per realizzare l'angolo, vi ricordate, dovremo fare le 2 catenelle per l'angolino. Invece di fare le 2 catenelle, andremo a lavorare una maglia alta sulla terza catenella che avevamo fatta all'inizio. Non chiudo perché io cambio di nuovo colore. Cambio colore e prendo in questo caso il bordeaux. Lascio sempre il filo lungo, chiudo l'ultimo punto con il filato colorato bordeaux. E proseguo, faccio un altro giro con il bordeaux di 1, 2, 3 catenelle, che è la prima maglia alta, all'interno dello spazio lavoro le 2 maglie alte, il filato dietro, vi ricordate come fare, ve l'ho spiegato prima, io intanto taglio il filato e proseguo con il bordeaux e vado a lavorare una catenella. Vedete che abbiamo questo spazio dove abbiamo lavorato una catenella, lì andiamo a lavorare 3 maglie alte.
Ora andiamo a lavorare l'angolo formato da 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Prima però lavoriamo una catenella di separazione. 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Come potete notare, allora, per quanto riguarda gli angoli andiamo a lavorare 2 catenelle, per quanto riguarda il lato del nostro quadrato ne lavoriamo 1. Dunque adesso voi potete andare a proseguire, avete capito com'è la lavorazione, andate a proseguire fino alla fine, lavorando le 3 maglie alte nell'ultimo spazio e ci troviamo qui dopo. Ecco, siamo arrivati in fondo. Vi faccio la domanda, e sicuramente la risposta la sapete già. Arrivati a questo punto, cosa andiamo a lavorare? Andiamo a lavorare la maglia alta sulla terza catenella, che sostituirà le 2 catenelle per formare l'angolo. Non la chiudiamo, andiamo a prendere l'altro colore. Nel mio caso è un marrone e vado a chiudere con il marrone. E di nuovo ripartiamo facendo 3 catenelle e 2 maglie alte all'interno dello spazio. Fermate i vostri fili, ma anche dopo potete farlo, e poi proseguite la lavorazione che ormai dovreste avere imparato. Una catenella e 3 maglie alte all'interno dello spazio. Una catenella, 3 maglie alte all'interno dello spazio, una catenella, facciamo l'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nello stesso spazio. Ora che avete capito la lavorazione, proseguite fino in fondo, fino a lavorare le 3 maglie alte nell'ultimo spazio. Ecco la lavorazione finita, siamo arrivati a questo punto, ormai lo sapete anche voi, ma ve lo ricordo, andiamo a chiudere con una maglia alta sulla terza catenella. Non chiudiamo completamente, ma prendiamo il filato dell'altro colore. In questo caso io uso il beige, chiudo col beige e inizio la lavorazione. 1, 2, 3 catenelle e 2 maglie alte all'interno dello spazio. Allora, non vi sto di nuovo a spiegare il tutto, lavorate pure tutto il giro. In questo caso il beige sarà il colore del mio guanto. Chiudete pure la lavorazione facendo la maglia alta solita. Poi potete anche chiudere e tagliare il filo. Ora andate a lavorare un'altra mattonella uguale, io in questo caso la farò del colore del filato, o voi la fate uguale, oppure nel mio caso, che è la parte dietro, vedete, la faccio tutta monocolore e la vado a lavorare con il filato beige, ripeto questo motivo fino al colore marrone, l'ultimo giro di beige non lo vado a fare. Dunque fate così anche voi e ci troviamo qui dopo. Ecco, siamo arrivati a questo punto. Ora andiamo, mentre noi lavoriamo l'ultima riga, andiamo ad attaccare la piastrella colorata. Innanzitutto dovete prendere misura della vostra mano
per dire, ecco, in questo caso qua, la posizionate o sopra o sotto, adesso vedete anche voi, posizionate la vostra mano per vedere se è della grandezza giusta. In questo caso, per quanto riguarda la mia, va benissimo, dunque mi fermo così e vado a lavorare l'ultimo giro in questo modo. 3 catenelle, lavoriamo 3. 2 maglie alte, poi vado a prendere l'altra mattonella tenendo il dritto, cioè deve essere il rovescio, deve essere rimanere all'interno. Vado a lavorare, vedete, prendo proprio nell'angolo. E lavoro una maglia bassa. Poi proseguo e vado a lavorare sempre nello stesso spazio. In questo caso lavoro l'angolo facendo le 3 maglie alte. Ed eccola lavorazione come che l'avete in pratica stiamo iniziando ad attaccarlo e diventa angolo con angolo. Dopo aver lavorato le 3 maglie alte andiamo ad unire con una maglia bassa, vedete proprio nello spazio della catenella. Dunque entro nello spazio. Faccio una maglia bassa e ora vado a lavorare le 3 catenelle all'interno dello spazio. Quando noi attacchiamo con la maglia bassa, in pratica sostituisce, la catenella che utilizziamo. Vedete? La lavorazione viene così. Sì, la maglia bassa che noi andiamo a lavorare nello spazio sostituisce la catenella che di solito facciamo tra un gruppo di 3 maglie alte e l'altro. Noi adesso stiamo in pratica cucendo il lato, la parte tutta chiusa. Proseguiamo, andiamo nello spazio, lavoriamo una maglia bassa, poi all'interno dello spazio andiamo a lavorare le 3 maglie alte. Vedete, in questa maniera qua stiamo anche lavorando l'ultimo giro, per farle grandi uguali. Di nuovo una maglia bassa. Ora siamo arrivati all'angolo, lavoreremo 3 maglie alte. Andiamo all'angolo e lavoriamo la maglia bassa. E ora dobbiamo lavorare 3 maglie alte per fare proprio l'angolo, ma stavolta, visto che questo lato è la parte alta della mano, la dobbiamo tenere aperta, lavoreremo solo, vedete, in questo modo, da questo lato. Poi, visto che qua non è da cucire, come vi stavo spiegando, perché è la parte sopra deve rimanere aperta. Proseguiamo la lavorazione normalmente solo sul quadratino beige. Una catenella e andiamo a lavorare le 3 maglie alte. Una catenella. Di nuovo arriviamo fino in fondo. E
e poi qui andiamo a lavorare le 3 maglie alte. E ora andiamo ad unire con una maglia bassa l'angolo, perché stavolta questa parte qui dobbiamo chiuderla e però lasciarci l'apertura per il pollice. Allora, innanzitutto andiamo a lavorare all'interno dell'angolo una maglia bassa. Finiamo la lavorazione con le 3 maglie alte. Vado a prendere ancora una maglia bassa dall'altro lato e poi lavoro le 3 maglie alte solo sulla parte beige . Ecco, in questo caso qua noi dobbiamo lasciare l'apertura del dito. Allora lavorerò soltanto, innanzitutto faccio la catenella di separazione, vado a lavorare le 3 maglie alte nel prossimo spazio senza logicamente prendere l'altro pezzo. Di nuovo una catenella e vado a lavorare 3 maglie alte. Ecco, invece adesso vado a chiudere perché lo spazio per il pollice, vedete, per me è sufficiente, dunque vado a chiudere con una maglia bassa dall'altro quadrato e le 3 maglie alte qua nell'angolo. Chiudo ancora nell'angolo con una maglia bassa e vado a lavorare l'angolo formato dalle 3 maglie alte. Adesso vi faccio vedere. Poi alla fine andremo a lavorare solo la parte beige per concludere il quadrettino. E vi faccio vedere che in questa maniera abbiamo lasciato, vedete, proprio l'apertura per il pollice. In questo caso qua il pollice viene infilato così. Questa lavorazione qui l'abbiamo fatta per la mano destra, perché l'apertura l'abbiamo fatto, vedete, sulla destra. In questo caso perché abbiamo la lavorazione una colorata e una no, la colorata rimane sopra e la lavorazione invece monocolore sotto. Come avete visto per la destra, siamo arrivati a questo punto e dobbiamo lavorare l'ultimo giro. Mentre lavoriamo l'ultimo giro, andiamo ad attaccare la parte colorata. Allora iniziamo e facciamo 3 catenelle e lavoriamo 3, cioè 2 maglie alte, in totale sono poi le solite 3. Andiamo a prendere il nostro quadratino colorato, mettiamo la parte con tutti i fili al suo interno. Entriamo dentro al primo spazio dell'angolo e andiamo a lavorare una maglia bassa. Finiamo la nostra lavorazione ad angolo lavorando 3 maglie alte. Vi faccio vedere, vedete, abbiamo proprio attaccato angolo con angolo. Ora lavoreremo una maglia bassa nel primo spazio e sulla mattonellina beige lavoreremo le 3 maglie alte. Proseguiamo la lavorazione solo sulla mattonellina beige facendo una catenella, 3 maglie alte,
una catenella e 3 maglie alte. Questo sarà lo spazio per il pollice sinistro in questo caso. Ora possiamo pure andarla ad attaccare e andremo sull'ultimo spazio, vedete, a lavorare una maglia bassa. Sull'angolo lavoreremo le 3 maglie alte. Invece di fare le 2 catenelle, andiamo a lavorare la maglia bassa prendendo l'altra mattonella. E poi lavoriamo le 2 per finire l'angolo. E come vi ho fatto vedere anche per l'altra, vedete? Abbiamo proprio lo spazio di 1, 2, 3, io direi che sia sufficiente per quanto riguarda passare il pollice. In questo caso, vedete, sarebbe così. La parte sopra non va attaccata, mentre andrà attaccata la parte laterale. Visto che non va attaccata, non vanno attaccate insieme, lavorerò come solito una catenella e 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte proseguiamo fino all'angolo e per quanto riguarda l'angolo andiamo a lavorare le 3 maglie alte. Prendiamo l'angolo, andiamo a lavorare al suo interno una maglia bassa e proseguiamo. 3 maglie alte, stavolta qua li dobbiamo cucire insieme. Al posto della catenella andiamo a lavorare sull'altro quadrato una maglia bassa. E di nuovo di qua 3 maglie alte. Ormai penso che avete capito come facciamo ad attaccare il lavoro. Di nuovo una maglia bassa da quest'altro lato e 3 maglie alte da qua di qua. Di nuovo una maglia bassa da questo lato e 3 maglie di qua. Una maglia bassa da questo lato e ora andiamo a lavorare le 3 maglie alte sull'angolo. Andiamo a prendere l'angolo nell'altro quadrato, lavoriamo la maglia bassa e finiamo l'angolo lavorando 3 maglie alte. Questo è come siamo arrivati anche con la lavorazione, vedete, della mano destra. Qua c'è lo spazio. Quest'altro lato l'abbiamo attaccato, finite la riga in maniera da raggiungere la grandezza giusta del quadrato e ci troviamo qui dopo. Perfetto, ci troviamo qua in fondo, vi ricordate che eravamo partiti a fare le 3 maglie alte, cioè l'angolo noi qui l'abbiamo già fatto, dunque finiremo lavorando una catenella e chiudendo il nostro lavoro sulla terza catenella in questo modo. E come potete vedere il quadrato è uguale a questo. Ora andiamo a lavorare la parte, vedete, questa lavorata.
sia quella parte lavorata in questo modo che a me piace tantissimo come lavorazione, l'abbiamo fatta sia per quanto riguarda l'uscita del pollice, sia il polsino, vedete che è a coste, e anche la parte sopra. Il discorso è che io ho provato il mio guanto e ho deciso che sopra veniva molto basso, cioè veniva qua sulle nocche. Allora io ho fatto un giro, non so se riuscite a vederlo, che è questo, un giro di lavorazione, sempre i gruppi delle tre maglie alte, in maniera da tenerlo più altino, perché mi piaceva che coprisse in questo modo un pochino anche le dita. Dunque io andrò a lavorare questo gruppo di tre maglie alte separate da una catenella, così riprende il motivo della mattonella. Infatti voi in teoria non ve ne siete neanche accorti, però in questa maniera qua l'ho alzato un pochino e come potete vedere questa è la mano sinistra, vedete che è un pochino basso. Allora io andrò a lavorare un altro giro con questa lavorazione e poi inizierò la lavorazione dei polsini che vi farò vedere. Dunque proseguiamo, dunque da qua non stacchiamo il filo e proseguiamo la lavorazione. In questo caso allora non vado a lavorare la catenella, ma vado a lavorare una mezza maglia alta che sostituirà la catenella che dovevo fare. E mi trovo, vedete, proprio al centro del mio spazio dove lavorerò le 3 catenelle e le 2 maglie alte. Una catenella, vado a lavorare la maglia alta, proprio le 3 maglie alte, proprio qua all'interno dello spazio. Mi piace anche che si restringa un pochettino. Una catenella e 3 maglie alte all'interno dello spazio. Una catenella, proseguite la lavorazione per tutto il giro. Ho finito il giro e ora vado a lavorare a fare questa lavorazione. Andremo a lavorare semplicemente delle maglie alte, dunque facciamo le 3 catenelle e in ogni maglia alta sottostante lavoreremo una maglia alta. All'interno dello spazio dove abbiamo lavorato la catenella facciamo una maglia alta e sulle 3 maglie alte lavoreremo le maglie alte, una, due e tre. Proseguite in questo modo per tutto il giro. Anche qua andiamo a lavorare una maglia alta nello spazio e le 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti. Bene, proseguite così e andate a lavorare tutta la riga. Chiudiamo con una maglia bassissima sulla terza catenella. Il secondo giro lo lavoreremo in questo modo, innanzitutto facendo le 3 catenelle della prima maglia alta iniziale. Poi andiamo a prendere il bastoncino della maglia alta, cioè lavoriamo in ogni maglia alta sottostante, lavoriamo una maglia alta, però prendiamo nella prossima il bastoncino, vedete, in questo modo, diciamo sul davanti, e lavoriamo la maglia alta. Il prossimo invece l'andiamo a prendere il bastoncino da dietro in questo modo, lavorando sempre poi una maglia alta e li alterniamo. Dunque il prossimo bastoncino non lavoriamo la maglia alta normale, ma andiamo a prendere proprio, vedete, il bastoncino sul davanti in questo modo qua. Il prossimo andiamo a prendere il bastoncino da dietro e lavoriamo una maglia alta. Ecco sul davanti. Questa
Questa in pratica è la lavorazione Vedete? È proprio la lavorazione, in questo caso qua, sia fatta nel polsino, fatta sopra dove vanno le dita e anche qui dal pollice. Proseguite e lavorate tutta la riga in questo modo. Poi potete chiudere con una maglia bassissima e tagliare il filo, perché la parte alta, in questo caso qua, la parte alta è formata soltanto da queste due righe. Ed ecco qua la parte superiore finita. Vi faccio vedere anche come proseguire per realizzare dalla parte sotto il polsino. Quando voi avete lavorato la riga numero 1, la riga numero 2 uguale a questa, potete proseguire la lavorazione dell'altezza che più vi piace per quanto riguarda il polsino, facendo le 3 catenelle. E lavorando, vedete dove voi avete preso la maglia alta sul davanti, la proseguite e la prendete sul davanti. Poi la parte dietro, cioè non so se mi sono spiegata. Qua l'avete presa dal davanti, dunque proseguite a prenderla sul davanti. E poi alternate una volta dietro e una volta davanti, dunque questo è abbastanza, dopo lo vedete molto bene, è abbastanza semplice. In questo modo dopo vi vengono proprio le righine della lavorazione. Queste sono tutte le maglie alte prese, vedete, sul davanti, mentre quelle sono le maglie alte prese sul dietro. E la lavorazione è questa. Adesso io qua ne ho fatte una, due, tre, quattro, forse 5, 6 righe, però vi torno a dire, decidete voi, vi misurate il vostro guantino e decidete voi poi la lunghezza che volete, potete farlo anche più lungo. E la stessa cosa vale per quanto riguarda il pollice e anche per quanto riguarda sopra. Io direi che con questo è tutto. Mi è piaciuto molto, è molto semplice, proprio tutti lo riescono a realizzare ed è molto decorativo perché poi giocate con i colori, è veramente bello, bello. Vi voglio fare vedere un'ultima cosa, se vi piace queste borse, queste cose fatte con le mattonelline, in questo caso Granny. E ho realizzato anche questa borsa, non so se avete visto il tutorial, ma vi potrebbe sicuramente interessare anche questo tutorial che si trova sul mio canale. Molto molto bella anche questa e veramente carina da realizzare. Ha un effetto veramente fantastico e se volete potete trovare, vi metterò il link che mi indirizzerà direttamente a come realizzare anche questa borsa. Con questo io vi saluto e vi auguro una buona serata.